Ciao a tutti ragazzi, questo video sta lì a ricordarvi che hey, è uscito il calendario di maggio 2019 fatto dal progetto che sto facendo insieme alla bravissima illustratrice Max Rambaldi, quindi insomma andate a dare un'occhiata anche ai suoi social e se non vi siete resi conto che stavamo facendo questa cosa, reperitevi tutti gli altri video di questa rubrica che sono interessanti. Comunque oggi abbiamo un protagonista d'eccezione, insomma, la forbicina gigante di Sant'Elena, un insetto spettacolare che sarebbe proprio bello vedere dal vivo, ma purtroppo insomma, vabbè. Trovate il link per reperire il calendario in descrizione nel primo commento in evidenza. Fateci sapere se lo avete preso e soprattutto se lo avete apprezzato. Ovviamente è un feedback che ci serve. Sì, lo so, state fremendo da quando avete sentito forbicina gigante, quindi insomma vi lascio alla storia. Vai, vai, meno. L'isola di Sant'Elena non dovrebbe essere famosa solo per l'esilio di Napoleone Bonaparte. Era infatti anche la patria della forbicina gigante di Sant'Elena, la Bidura herculeana. Questo insetto, lungo fino a 8,5 cm, è il più grande insetto dell'ordine dei dermatteri noto, per quanto ne sappiamo. Qualcuno la chiama addirittura il dodo dei dermatteri. Il corpo era tozzo e schiacciato, di colore nero lucido, con riflessi iridescenti, le zampe invece tendevano al rosso. Il primo paio di ali era indurito e sclerificato, formando le elitre, ovvero ali che non servivano più a volare, bensì a proteggere il secondo paio di ali che si ripiegava sotto di esse. Ad ogni modo, non solo le elitre erano piuttosto corte, ma le ali erano proprio assenti del tutto. Questo insetto era endemico dell'isola di Sant'Elena, ovvero viveva solo su quest'isoletta dell'Atlantico da cui prendeva il nome. Viveva in zone pianeggianti e anche in foreste di alberi come il Commidendrum rotundifolium, un albero chiamato volgarmente gumwood, endemico anche lui di Sant'Elena. Abitavano in profonde tane e venivano fuori solo nelle notti in cui aveva piovuto dopo la pioggia. Dave Clark, responsabile della conservazione degli invertebrati alla Società Zoologica di Londra, pensa che fossero anche delle ottime madri. In effetti nei dermatteri, come le comuni forbicine che incontriamo in casa, esistono le cure parentali, cosa non certo così usuale al di fuori degli insetti sociali. Doveva nutrirsi principalmente di materiale vegetale, non disdegnando magari di integrare la dieta con cibi più proteici, quando se ne presentava l'occasione, cosa che, insomma, fanno le forbicine in generale, ecco questo. Fu descritta per la prima volta nel 1798 dall'entomologo danese Johan Christian Fabricius. Tempo dopo divenne confusa con una specie assai più comune e diffusa in molti posti dello stesso genere, chiamata Labidura riparia. Si pensò quindi nel 1904 che la nostra forbicina gigante fosse solo una sottospecie di questa specie più comune, e a nessuno fregò più di tanto di lei. Un altro esemplare venne raccolto nel 1913 da Guy Babeau ed è tutt'oggi conservato al Museo di Storia Naturale di Parigi. Si scordarono di lei però per tutti questi anni, finché nel 1962 Douglas Dorward e Philip Ashmole, due ornitologi, trovarono, mentre cercavano delle ossa di uccello, un enorme paio di pinze secche. Le consegnarono ad Arthur Lovridge, zoologo inglese, che le riconobbe come cerci appartenenti ad un'enorme forbicina. I cerci sono delle appendici poste verso la fine dell'addome che troviamo in alcuni ordini di insetti. La loro funzione è sensoriale spesso, ma nelle forbicine sono modificati a formare le pinze, appunto. Vi siete mai chiesti che differenze ci siano a livello di dimorfismo tra il maschio e la femmina delle forbicine? Mi sa di no, però vabbè, ve lo dico lo stesso. I cerci delle forbicine sono utili nell'accoppiamento. I maschi infatti li utilizzano per copulare in modo più efficace con la femmina, usandoli proprio per aggrapparsi e tenerla in posizione. Per questo i maschi delle forbicine hanno, a seconda della specie, delle forbici o più arcuate o meno strette o meno dentellate, eccetera, rispetto a quelle della femmina, perché così quando la acchiappano durante la copula le fanno meno male. Questa cosa la si vedeva anche nella forbicina gigante di Sant'Elena, perché le femmine avevano una forbice più spessa e robusta e dentellata, mentre quella dei maschi era più grande, arcuata e quasi tutta liscia, c'era una sola dentellatura a metà altezza, tipo. Comunque, Lovridge inviò i resti subfossili a Zoyner, paleontologo tedesco, che sulla base di essi battezzò una nuova specie, la Bidura Lovridgei, in onore di Lovridge, appunto. Nel 1965 a Horse Point Plain alcuni entomologi scoprirono degli esemplari in vita. Studiandoli si resero conto che la specie, che aveva battezzato Zoyner, non era valida. Infatti questa forbicina era già stata classificata con un altro nome, la Bidura herculeana, appunto, quello vero. In tassonomia la regola è che quando battezzi una specie che è già battezzata, il nome corretto è il primo. La specie fu progressivamente impoverita dalla scomparsa dell'habitat, in particolare il taglio delle foreste del gumwood.
Pare che le pietre sotto le quali amava rifugiarsi siano state rimosse dall'industria edile già a partire dai primi anni 60 del Novecento. Le spedizioni del Belgio, partite in questi anni, infatti contribuirono notevolmente a degradare il suo habitat. Un altro duro colpo fu sferrato dall'introduzione sull'isola di vari predatori, come topi, ratti, mantidi, il centopiedi Scolopendra morsitans e anche il passero. La continua domanda da parte dei collezionisti poi fece il resto. L'ultimo esemplare vivo era stato rinvenuto nel maggio del 1967. Il 4 gennaio del 1982 il St. Helena Philatelic Bureau stampò un francobollo commemorativo per questa forbicina, portando attenzione sulla sua conservazione. Nella primavera del 1988 fu lanciato dallo Zoo di Londra il progetto Hercules per trovare questa forbicina, ma fu un fallimento. Una nuova spedizione, sempre infruttuosa, fu fatta nel 1993. Nel 1995 furono trovati dei resti. La collocazione di questi resti, e a dire il vero anche di quelli ritrovati dagli ornitologi anni prima, negli anni 60, provava che le forbicine vivevano non solo in foreste e zone pianeggianti, ma anche nei territori rocciosi in cui c'erano colonie di uccelli marini. Questo ovviamente prima che i predatori introdotti cominciassero a decimare gli uccelli marini, insomma. Altre spedizioni vennero fatte nel 2003 e nel 2006. Nessuna delle due riuscì a trovare un solo esemplare in vita. La spedizione del 2013 e la spedizione del 2014 riscontrarono alcuni resti di queste forbicine, ma non è chiaro quanto potessero essere vecchi. Ad ogni modo, avendo dato anche l'ultima spedizione ufficiale, quella del 2014, lo stesso esito delle altre, cioè nessun esemplare di questo insetto in vita, l'IUCN nel 2014 lo ha classificato come estinto. Nel calendario, tra l'altro, trovate tutte le altre feste a tema naturalistico di maggio, quindi vi esorto anche lì ad andare a controllare. Curioso che proprio a maggio si celebri la giornata mondiale della biodiversità e noi stiamo qui a parlare di roba che l'uomo ha sterminato, quindi vabbè. Ma ci vuole, via, ci vuole anche quello. Tra l'altro, nel mese di maggio trovate tutte le altre feste a tema naturalistico del mese e quindi vi esorto a dare una controllata al calendario su Gumroad, trovate il link in descrizione nel primo commento, eccetera eccetera. Spero anche sinceramente che abbiate apprezzato una storia un po' diversa dal punto di vista di un animaletto che molti di voi, immagino, quando avranno visto di che cosa si tratta, avrebbero schiacciato volentieri. In realtà ci vuole rispetto per tutte le forme di vita, anche per quelle che noi reputiamo brutte, anche perché la bruttezza in natura non è un concetto che ha senso, è un concetto solo nostro e non è detto che applicarle alle cose sia di una qualche utilità, però comunque. Quindi seguiteci a me e a Max sui nostri social, Instagram, Facebook, trovate appunto tutti i link in descrizione, e se volete sostenere le mie attività di divulgazione su YouTube trovate in descrizione nel primo momento il link per poterlo fare. Quindi vi ringrazio e al prossimo mese, ciao!